Un laboratorio agroecologico, è così che si può sintetizzare l'essenza del bioorto realizzato con il sostegno di NaturaSì, che è stato inaugurato sul tetto della FAO a Roma, alla presenza del direttore generale della FAO, Kudongyu, e del vice direttore Maurizio Martina, con un grande obiettivo: esplorare la possibilità di replicare giardini pensili biologici dove il suolo è scarso per alleviare la carenza di cibo nei sistemi più fragili come le montagne e le zone urbane. L'orto ospita antiche varietà biologiche, tra cui il peperoncino papecchia, il cavolfiore violetto catanese, la cicoria catalogna di Brindisi, il sedano nostrale di Francavilla Fontana e il peperone Sweet Julie. L'amministratore delegato di NaturaSì, Fausto Iori. Il risultato concreto è la produzione di cibo organico, biologico, nelle aree urbane. Quindi fare in modo tale che questo è un insieme di tecnologia, insieme sostanzialmente a semi e una visione. Noi vogliamo creare la possibilità per persone che vivono in città di produrre anche il proprio cibo e produrlo in maniera naturale e anche con una bellezza per arricchire e rendere più verde le città. Un orto biologico modulare all'avanguardia, primo nel suo genere, su un edificio delle Nazioni Unite, realizzato da NaturaSì con l'Università La Sapienza Orto Botanico di Roma, la startup EcoBubble e Slow Food, in qualità di membri della Mountain Partnership, alleanza dell'ONU che si prefigge di proteggere gli ambienti montani, salvaguardando l'agricoltura di alta quota e la biodiversità. Quest'ultimo un elemento al centro del bioorto di NaturaSì. Con la Fondazione Seminare il Futuro abbiamo selezionato in questo caso una cinquantina di varietà provenienti dalle regioni italiane, con varietà antiche rigenerate, e le abbiamo poste qua. Noi non sappiamo cosa succederà nei prossimi 20 anni, ma quando io porto 50 varietà insieme, sono sicuro che alcune di queste saranno capaci di resistere al cambiamento climatico, alla crisi climatica. Quindi la biodiversità vuol dire alla fine resilienza, e questo è un esempio concreto. 50 varietà in pochi metri quadri sulla terra. Resta della FAO a Roma.